Il buon Massimo Giletti parla per la prima volta relativamente alla sospensione, ma si tratterebbe della chiusura del programma televisivo di Casette, ossia Non è l'Arena, il programma stesso che lui ha condotto per ben 6 edizioni proprio su questa emittente televisiva di Roma. E nel corso proprio della trasmissione radiofonica RTL 102.5 Giletti ha ricordato di avere con la trasmissione in questione un contratto che lo va a vincolare nell'azienda in cui ha lavorato per 6 anni e per rispetto a tale contratto non può parlare senza autorizzazione e chiarire in maniera seria, però avrebbe aggiunto: tante cose vorrei dire, ma verrà il giorno in cui potrò dirle. In questo momento ho tanto rispetto per i magistrati, data la delicata situazione. L'importante è avere la coscienza a posto. La verità poi tanto arriverà. E poi ha ringraziato RTL 102.5 tutte le persone numerose che hanno mandato e continuano ancora oggi a mandargli messaggi di piano con sostegno e per tutte quelle persone che ovviamente stanno operando per manifestarsi apertamente con lui. E poi avrebbe aggiunto: intercettazioni terribili esistono, ci sono, dove qualcuno di importante dice che va chiuso Giletti. Sarebbero intercettazioni che farebbero capire quanto lavoro è importante e questo era importante, questo lavoro. Però noi non moriamo, continueremo a farlo. Lo devo alle persone che ci hanno seguito, ma anche per rispetto nei confronti dell'azienda con cui ho lavorato e non posso aggiungere altro se non di ringraziarla per tutto ciò che ha fatto in tutti questi anni. Bene, insomma, è un Giletti che in maniera cosciente, consapevole, non si espone troppo, però va a sapere quando sarà il momento. Potrà parlare. Bene, questo dunque avrebbe detto, il video termina qua. Questo video non vuole ledere la privacy di Massimo Giletti né di altre persone, ma soltanto informare eventuali esseri umani e basta. Nasce solo per questo motivo, non per altre ragioni. Ciao dal vostro narratore italiano di YouTube Italia.